È appena finito il Gran Premio dell'Azerbaigian, di conseguenza ancora una volta reso il podcast a caldo per parlare di quello che è successo al Baku Street Circuit in una gara di Formula 1 che sarà ancora una volta un'ecatombe per la Ferrari e un trionfo per la Red Bull. Ma se stavolta la Ferrari deve evidentemente fare mea culpa, lo deve fare per via dell'affidabilità tanto precaria che ancora una volta colpisce la scuderia di Maranello, a differenza invece dei diretti avversari della Red Bull che faranno doppiette e vinceranno con Max Verstappen primo e Sergio Perez secondo. Ma andiamo con ordine e parliamo dell'affidabilità della Ferrari che di fatto viene a mancare fin da subito ed è il motivo per cui onestamente dal 21° giro in avanti la gara di Baku non avrà assolutamente senso di esistere, perché poi dopo i distacchi saranno più che congelati. Ma andiamo con ordine, perché quello che succede a Leclerc è soltanto figlio dell'affidabilità scarsa di questa Ferrari in questo momento storico del campionato. Già al 9° giro Sainz deve fermarsi per un problema ai freni e già Sainz lo stava facendo una prestazione indimenticabile. Leclerc invece aveva chance di lottare quantomeno per il podio e anche per la vittoria in base a strategie che erano comunque da consumarsi in pista, che erano comunque state diversificate a causa appunto della virtual safety car di Sainz. Il problema è che al 21° giro su 51 è evidente come il motore di Leclerc dica basta così e di conseguenza per il Monegasco è l'ennesimo zero di questa stagione, in questo caso ovviamente per colpe non sue, perché l'affidabilità che tanto è stata protagonista e che tanto sarà protagonista in questo Mondiale 2022 con le macchine nuove, col costo totalmente diverso, è evidente che possa colpire tutti. Ultimamente sta colpendo la Ferrari così come ha colpito la Red Bull a inizio stagione. Vi ricordo che appunto anche la scuderia austriaca ha perso entrambe le macchine per il motore nelle prime gare della stagione e la Ferrari vinceva. Qui le parti di fatto si sono invertite e a sto giro Leclerc deve rinunciare quantomeno a una gara dove avrebbe potuto limitare i danni su Verstappen, che così facendo evidentemente andrà ancora ad allungare in testa mondiale, perché è evidente che poi con il ritiro di Leclerc anche Verstappen andrà poi a vincere una gara che francamente dal ritiro del pilota monegasco, ripeto, non ha ancora più senso di esistere. Una Ferrari che deve comunque ripartire e resettare la testa, perché tra una settimana si corre a Monreal, altro circuito cittadino che comunque per il tipo di layout che prevede è una gara dove evidentemente la Ferrari può dire assolutamente la sua. È veramente un peccato però per Leclerc, perché tutte le volte per un motivo o per l'altro le pole position che fa in qualificazione, dove Leclerc evidentemente è un mostro, vengono puntualmente buttate nel cesso. In questo caso parliamo dell'affidabilità a Monaco, fu il muretto Ferrari. Insomma, è un periodo storico dove evidentemente la rossa deve assolutamente leccarsi le ferite e difendersi comunque in ogni caso da una Red Bull che comunque fa quello che ne ha voglia, perché già di fatto all'inizio si vedeva come la scuderia austriaca era la scuderia da battere e lo è tuttora, perché con la vittoria di Verstappen siamo evidentemente non solo a 16 vittorie in carriera per l'olandese e di conseguenza sono ancora una volta Edwin Helms, ma siamo di fatto alla quinta vittoria consecutiva della Red Bull in generale, 4 di Verstappen, l'ultima appunto di Perez in quella del Principato di Monaco. Un Verstappen che poi ha superato Perez, peraltro con un ordine di scuderia molto prevedibile in corso di gara. Perez che comunque aveva fatto un'ottima prima parte di gara superando Leclerc, che peraltro aveva anche sbagliato la partenza, quindi capitalizzando una partenza dall'esterno in seconda posizione. Poi va detto in realtà che Perez aveva già fatto perso prestazioni nelle sue gomme medie e perdeva di fatto uno addirittura 2 secondi al giro rispetto a Verstappen. Verstappen avrebbe passato comunque, e dunque la vittoria per l'olandese è ipermeritata, così come è ipermeritata a mio modo di vedere in realtà la doppietta della Red Bull, perché è vero che la Ferrari si è ritirata, però la scuderia austriaca, ripeto, in questo momento è la scuderia da battere e bisogna evidentemente fermarli. Leclerc ci prova a mettere una pezza in qualificazione e riesce comunque a fare tantissimo. Abbiamo capito che Leclerc in particolare sul giro secco è un fenomeno. La Ferrari un po' meno, perché basta vedere quello che è successo anche a Carlos Sainz, che sì, è vero, era primo, ma comunque non ha avuto quel quid in più per farsi, diciamo, difendere dalle altre scuderie. E invece la Red Bull sul passo gara è sempre stata evidentemente la numero uno e lo è stato anche qui a Baku, e di conseguenza è una doppietta ipermeritata. Podio completato peraltro da un altro driver, un altro pilota che comunque merita l'azione della ribalta, ed è anche una volta George Russell, perché è vero che la Mercedes, lo sappiamo, è una macchina inferiore, è vero che George Russell è un fenomeno e si è visto ancora una volta oggi, perché ancora una volta George Russell è l'unico pilota dei 20, anzi 21, perché scontiamo anche Hülkenberg, presenti in questa stagione di Formula 1, ad aver sempre completato le gare nei primi 5 posti.
molto è per merito suo. In questo caso è stato bravissimo a stare intanto davanti a Hamilton al momento dei pit stop decisivi e poi ad avere un passo gara nettamente superiore al suo diretto rivale, perché Hamilton è arrivato quarto. Russell veramente dimostra ancora una volta di essere un fenomeno, e quando avrà una macchina competitiva, cioè non questa Mercedes e quindi non quest'anno, sarà un altro contender clamoroso per il titolo del mondo insieme a Leclerc e insieme a Verstappen. Di conseguenza è un podio nobile quello che si vede a Baku, un podio che però manca della Ferrari, una Ferrari che con questo doppio zero di fatto arretra ancora di più nella classifica del mondiale. Addirittura è Perez che è arrivato in seconda posizione con questo terzo podio consecutivo a 129 punti rispetto ai 116 di Leclerc, che comunque colleziona il secondo zero entra gare a fronte comunque di tre pole consecutive. Max Verstappen invece vince per la 16ª volta in carriera e sale a 150 punti su 8 gare, che comunque è un bottino veramente clamoroso. Di fatto è in piena media per il secondo titolo del mondo consecutivo. George Russell con il podio, peraltro anche qui secondo in tre gare, sale a 99 punti e paradossalmente minaccia ancora di più Charles Leclerc e stacca Carlos Sainz, che comunque anche nelle poche diciamo tornate che ha fatto in gara a Baku è stato abbastanza impalpabile. Di conseguenza è ancora una volta un buon giorno per dire che Russell secondo me si merita il driver del giorno, perché la statistica non è un'opinione, è 8 gare nei primi 5 con la macchina inferiore, evidentemente è doveroso e meritevole del premio di driver del giorno. Parliamo adesso delle altre diciamo scuderie, degli altri piazzamenti quantomeno per la top 10. Lewis Hamilton per una Mercedes che in generale comunque ha fatto molto bene, anche complice i ritiri della Ferrari, finisce quarto, ma Hamilton in realtà è un quarto posto un po' fittizio, perché comunque è vero che le Mercedes hanno sfruttato le Ferrari ritirate, ma è anche vero che Hamilton di fatto ha finito a 25 secondi da Russell, veramente un'eternità, sempre per ribadire chi è il primo pilota in casa Mercedes e chi non lo è. Quinta posizione per Pierre Gasly, altro pilota che in realtà meriterebbe la menzione d'onore di driver del giorno, perché con un Alfa Tauri nettamente inferiore anche evidentemente ad altre scuderie, vedi per esempio alcuni motorizzati Ferrari e alcuni motorizzati Mercedes, è evidente come quinta posizione sia qualcosa di clamoroso. Bravissimo il pilota francese, così come bravissimo è stato Sebastian Vettel, che si riscatta dopo qualche gara anonima e un decimo posto di Monaco che veramente è abbastanza platonico, con una incredibile sesta posizione con Aston Martin, che di solito non è proprio la scuderia più competitiva del lotto, anzi, quindi bravo al due volte, o meglio quattro volte campione del mondo con la Red Bull. Settimo Fernando Alonso per una sesta e settima posizione che vede comunque tanti titoli mondiali, in questo caso 6, se contiamo anche Hamilton titoli mondiali sono decisamente molti di più. Ottavo per quanto riguarda la gara di Baku è Daniel Ricciardo, che per una volta batte Lando Norris. Peraltro è stato un ordine di scuderia in casa McLaren per far finire Ricciardo davanti a Norris, per la non gioia del pilota britannico che comunque finisce nono in una McLaren che comunque è stata un po' una delusione, perché comunque perdere da Alfa Tauri fa male, perdere da Mercedes in teoria ce la si può giocare, ma comunque anche perdere da Alonso non è proprio un grande viatico. Chiude la zona punti in realtà un'altra Alpine, che è quella di Esteban Ocon. Per la prima volta in questa stagione possiamo dunque snocciolare un dato statistico: non ci sono motorizzati Ferrari nei primi 10, ed è qualcosa di clamoroso, perché il migliore motorizzati Ferrari e il buon Valtteri Bottas, che finisce undicesimo in una livrea Alfa Romeo che peraltro celebrava la nuova macchina in uscita. Ma in generale i motorizzati Ferrari devono veramente fare mea culpa e resettare tutto in ottica di Montreal. Non vedere motorizzati Ferrari nei primi 10 è qualcosa di clamoroso, ed è praticamente la tendenza inversa rispetto alle primissime gare dell'anno. Noi ci ricordiamo come appunto a inizio stagione in Bahrain, anche in Arabia Saudita, ma lo stesso anche in Australia, i motorizzati Ferrari erano veramente quelli preponderanti, mentre ci lamentavamo o comunque riflettavamo sul fatto che i motorizzati Mercedes fossero sempre indietro. Qui le parti sono invertite, abbiamo comunque chiaro come sia evidentemente un duello sulla carta Verstappen Leclerc, con un Perez che può fare lo spoiler ogni tanto e finire davanti qualora ci sono degli inconvenienti, ma è evidente come in condizioni normali, se continua così, i valori in campo siano praticamente ben definiti e Verstappen non abbia già vinto il mondiale, ovviamente, perché siamo soltanto all'ottava gara su 22, ma è evidente come questo titolo del mondo sia evidentemente indirizzato verso l'Olanda per la seconda volta consecutiva. C'è invece un altro pilota che ha il titolo mondiale quantomeno indirizzato ed è Felipe Drugovich, e parliamo di Formula 2, Formula 2 che ha chiuso e ha corso
questo appuntamento di Baku con la gara lunga della domenica, una gara della domenica che vede però la vittoria del norvegese Dennis Hauger, seconda vittoria in carriera per il pilota nordico in una Formula 2 che ha regalato due vittorie nordiche nel weekend di Baku. Hauger in realtà sfrutta l'incidente di Yuri Vips, leader incontrastato della gara lunga, per un incidente dell'Eston, evidentemente alla Hesse Kassel, uno dei punti più pericolosi, mi voglio di vedere, di tutto il circuito di Formula 1, ma comunque una vittoria clamorosa per Hauger, che ripete un'ambizione di classifica in un campionato che vede evidentemente Drugovic sempre più leader nei confronti di Theo Pourchaire, pilota francese della Hart. Seconda posizione per Logan Sargeant, pilota junior della Williams, al secondo podio della stagione, e appunto terzo è quel Drugovic di cui parlavamo poco fa, un Drugovic che non aveva in realtà il passo per arrivare a vincere, ma comunque è un pilota che è molto consistente ed è evidentemente un uomo da battere. Qui Drugovic ha fatto evidentemente il ragioniere, ha fatto il pilota consistente e ha evidentemente capitalizzato al massimo un weekend di Baku che non era proprio felicissimo. Sono veramente tanti adesso i punti di vantaggio sul suo diretto inseguitore, è l'unico pilota che ha scavallato i 100, siamo oltre appunto i 130 con Pourchaire che è appunto il secondo a 83. Dicevamo vittoria nordica anche per quanto riguarda la gara del sabato. Se nella domenica ha suonato sia nemmeno questo paese, ovvero l'inno norvegese per Dennis Hauger, arriva la prima vittoria in Formula 2 per Fredrik Vesti in gara sprint, dunque suona l'inno nazionale della Danimarca, ovvero c'è una terra felice. Fredrik Vesti è un pilota junior della Mercedes che ha veramente tanto talento in realtà, ma questa stagione è stato veramente incolore. È il secondo podio soltanto per Vesti in questa stagione, a fronte però di 6 gare di Formula 2, che sono però tantissime, 6 e 20 meglio. Vesti comunque è stato bravo a capitalizzare un passo di gara superiore, di conseguenza c'è gioia finalmente per il pilota danese, che peraltro mi piace tantissimo. Seconda posizione per Ihan Daruvala, pilota indiano del team Prema e compagno di squadra di Hauger, entrambi sono junior della Red Bull. E terza posizione per quanto riguarda la gara di Baku è sempre per un altro junior della Red Bull, per Liam Lawson, che fa una gara bellissima nella sprint, fa schifo in realtà alla domenica, finisce solo 15esimo, ma Lawson è un altro pilota che per talento meriterebbe di più della sua posizione assoluta in generale. Formula 2 che tornerà a Silverstone insieme alla Formula 3, alla Porsche Supercup e anche alla W Series. Formula 1 che invece, ricordo, tornerà questa settimana, ovvero domenica prossima, a Montreal, al circuito Gilles Villeneuve, un circuito che a me piace tantissimo, è un circuito freni-accelera che potrebbe avere ancora una volta il duello Ferrari-Red Bull. Vedremo se la Ferrari sarà in grado di riscattarsi o se la Red Bull potrà mettere una pietra tombale già nella gara su questo titolo del mondo 2022. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.